Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura vi raccontiamo del blitz avvenuto questa mattina in via Nicolai a Bari. Diverse forze dell'ordine sono intervenute per controllare l'abusivismo commerciale legato al microcrimine. Questa mattina presso il mercato comunale della ex manifattura tabacchi in via Nicolai si è tenuta un'operazione congiunta della polizia locale e polizia di Stato con il supporto della Guardia di Finanza e Carabinieri per contrastare l'abusivismo commerciale e il microcrimine. I controlli sono partiti all'alba ed hanno interessato tutti i box, circa 200, che non sono più occupati da attività commerciali. Le operazioni di controllo si sono rivelate più complesse del previsto ed hanno richiesto l'ausilio della multiservizi per permettere alle forze dell'ordine di accedere ed ispezionare i locali, grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila antidroga della Polizia di Stato. Durante i controlli sono stati sequestrati 15 kg d'olio, 14 litri di alcol, frutta e verdura di dubbia provenienza e sanzionate due persone con multe che ammontano a 5.000 euro per reati amministrativi. Le operazioni di pubblica sicurezza che questa mattina hanno interessato alcuni ambienti della ex manifattura dei tabacchi sono il migliore esempio di quella collaborazione istituzionale che abbiamo ricercato sin dai primi giorni del mio mandato. Commenta così il sindaco di Bari Vito Leccese l'intervento delle forze dell'ordine e prosegue. Da tempo avevamo denunciato la situazione di illegalità che si andava intensificando nei luoghi della manifattura, non ancora oggetto di riqualificazione. Purtroppo anche l'impegno costante della polizia locale in alcuni casi non è stato sufficiente a contrastare abusi e pratiche al di là del lecito. In questi casi l'unico modo per intervenire in maniera efficace per contrastare situazioni di illegalità è sotto la direzione e il coordinamento delle forze dell'ordine, che intendo ringraziare ancora una volta. Infiltrazioni mafiose al comune di Bari. Sono terminati i lavori da parte della commissione d'accesso. La relazione sarebbe stata eseguita già dal prefetto Francesco Russo, che a sua volta sarà chiamato a trarre le conclusioni e formulare una proposta al Ministero dell'Interno. È stato completato in questi giorni il lavoro della commissione d'accesso nominata dal Viminale per valutare eventuali infiltrazioni mafiose all'interno dell'amministrazione comunale di Bari. La relazione finale, riporta l'ANSA, sarebbe già stata consegnata al prefetto di Bari Francesco Russo, che a sua volta sarà chiamato a trarre le conclusioni e formulare una proposta al Ministero dell'Interno. Qualora fosse indicato lo scioglimento del Consiglio Comunale, il provvedimento dovrà essere disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione. La commissione era stata nominata il 22 marzo scorso, a poche settimane dall'operazione della DDA di Bari denominata Codice Interno, lo stesso che aveva portato all'arresto di 130 persone. Un'inchiesta degli inquirenti baresi che si ipotizza l'esistenza di un intreccio tra imprenditoria, politica e criminalità, con fenomeni di voto di scambio politico-mafioso. Le indagini avevano portato anche l'amministrazione giudiziaria di AMTAB, la municipalizzata dei trasporti, per presunte infiltrazioni mafiose, in particolare nella gestione delle assunzioni. In questi 6 mesi di lavori, gli iniziali 3 mesi di tempo sono stati poi prorogati a 6, la Commissione ha letto il voluminoso fascicolo dell'inchiesta, acquisito documentazione, ascoltato il procuratore, i vertici politici e amministrativi del Comune, che all'epoca era guidato dal sindaco Antonio De Caro, ora europarlamentare. La nuova amministrazione comunale, guidata sempre dal centro-sinistra con il nuovo sindaco Vito Leccese, è stata eletta a giugno. E sarà eseguito oggi l'esame autoptico sul corpo di Antonella Lopez, la 19enne morta sabato scorso a seguito di una sparatoria avvenuta nel parcheggio del Lido Beach di Molfetta. Intanto oggi sarà anche ascoltato la VOPA. Nella notte però dei malviventi sono entrati nel locale e messo a soqquadro diverse stanze. Si terrà davanti al GIP di Bari l'udienza di convalida del fermo di Michele La Vopa, il 21enne accusato dell'omicidio di Antonia Lopez e del tentato omicidio di 4 giovani, tra cui il 20enne Eugenio Palermiti, nipote del capoclan del quartiere Iapigia. Il 21enne barese ha dichiarato di aver agito contro vecchie ruggini del passato e delle offese e minacce, e soprattutto di essersi difeso quella notte. Indagati 3
suoi amici per favoreggiamento. Antonella Lopez ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica all'interno della discoteca Baia di Molfetta. Aveva 19 anni e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto da scudo proprio a Eugenio Palermiti. La VOP, rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica, ha confessato di aver sparato almeno 6 colpi, secondo gli inquirenti, per colpire Palermiti, e ora si trova in carcere. Nelle prossime ore, intanto, nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari si svolgerà l'autopsia sul corpo della vittima. Il locale, posto sotto sequestro, è stato nelle scorse ore saccheggiato da alcuni ladri che sono riusciti ad entrare nella notte. L'episodio sarebbe avvenuto, infatti, tra il lunedì e martedì. Ad accorgersi che qualcuno fosse entrato, alcuni dipendenti di un'attività vicina. Dalle prime notizie, i malviventi sarebbero entrati forzando una finestra sul retro. Alcuni locali e uffici sono stati messi a soqquadro, soprattutto l'edificio del proprietario Nicola Spadavecchia. Impossibile ricavare immagini del furto, in quanto i sistemi di videosorveglianza di Baia sono in mano agli inquirenti per ultimare il caso Lopez. E adesso andiamo in Basilicata a Potenza, dove la CGIL e la UIL sono scesi in piazza, così come in diverse piazze di tutta Italia, contro il DDL sicurezza. Un provvedimento pericoloso per la vita del paese, così la CGIL ha definito il DDL sicurezza al vaglio del governo nazionale. Per contestare il contenuto della norma, la sigla sindacale ha convocato una manifestazione nazionale a Roma, un dissenso espresso anche in Basilicata, a Potenza e Matera, con altre due mobilitazioni. Da piazza Mario Pagano nel capoluogo di regione Lucano e da piazza Vittorio Veneto nella città dei Sassi, la CGIL ha contestato una norma che, hanno sottolineato, ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a manifestare il proprio dissenso, che introduce nuovi reati penali e quindi il carcere nei confronti di chi occupa strade, spazi pubblici e privati. Per il sindacato si tratta di un provvedimento che di fatto limita l'iniziativa e le mobilitazioni sindacali per difendere i posti di lavoro e contrastare le crisi aziendali e occupazionali, che chiude in carcere le donne in gravidanza con figli entro un anno di età, che introduce il reato della resistenza passiva rendendo impossibile ogni forma di dissenso pacifico. E oggi siamo in piazza, in tutte le piazze davanti alle prefetture di tutta Italia, e in più oggi pomeriggio davanti al Senato, per protestare contro il disegno di legge chiamato sicurezza, che non è altro che lo spostamento di una democrazia verso uno stato di polizia, con delle norme che introducono reati, addirittura reati contro la possibilità di manifestare e contro la limitazione del sindacato stesso di protestare rispetto al dissenso che il sindacato stesso può avere rispetto a norme sbagliate e alla stessa difesa dei posti di lavoro. La corretta alimentazione e la salute, ne parliamo sempre, che insomma mangiare bene significa anche prevenire. Se ne è parlato oggi a Foggia in occasione del Med Food. La grande risorsa è la dieta mediterranea. Se la corretta alimentazione è mezzo importante di prevenzione al cancro, proprio la dieta mediterranea assume un ruolo centrale. Più che stilare tabelle su cibi dannosi o da evitare, è l'insieme delle abitudini alimentari a rappresentare un modello da seguire. Uno dei modelli più referenziati in letteratura scientifica è quello della dieta mediterranea. La dieta mediterranea è una dieta prevalentemente vegetariana, ma non esclude altri alimenti di origine animale, tutto sta a consumare alimenti nella loro giusta proporzione, quello che viene poi definito come l'indice di adeguatezza mediterranea, ampiamente referenziato anche questo in letteratura scientifica. Foggia ha ospitato il seminario di inaugurazione della 18ª edizione del Mid Food Anti-Cancer Program, promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, per informare su alimentazione, attività motoria, ricerca di abitudini salutari. Non cibi proibiti, cibi ammessi, ma è tutto l'insieme che fa la differenza nelle giuste proporzioni, con una proporzione maggiore, questo bisogna dirlo, per gli alimenti di origine vegetale, senza disdegnare gli alimenti di origine animale. Questo è il modello della dieta mediterranea. Il programma si snoderà su una serie di incontri, nucleo la prevenzione nutrizionale, ma basata su evidenze e ricerche scientifiche accreditate. E nelle sale del Museo Archeologico Domenico Ridola di Matera, ieri il terzo appuntamento del Festival Duni.
Terzo appuntamento martedì a Matera per il Festival Duni. Nel Museo Rido la protagonista L'Ensemble, la confraterna dei musici che organizza il barocco Festival Leonardo Leo a San Vito dei Normanni in Puglia, diretta al clavicembalo dal suo fondatore Cosimo Prontera. Il concerto di questa sera è dedicato a un momento particolare della musica napoletana, sto parlando di quella del fine 600, inizio 700, un programma tutto dedicato ai mottetti sacri per voce sola e basso continuo. Non è un parolone complicato questo basso continuo, ma in realtà è un accompagnamento che continua, una linea melodica che continua a persistere per tutto il brano. Il momento è particolare in quanto eseguiremo brani in prima esecuzione assoluta, a parte veramente un brano edito, poi tutto il resto è tutto, sono tutti brani inediti, quindi come dire, ci sentiremo dei privilegiati ad ascoltare questo repertorio. Poi all'interno del Festival Duni, che è uno dei riferimenti del Sud Italia e come sappiamo tutti eravamo napoletani tra il 6 e il 700, il fascino e l'orgoglio di eseguire questo repertorio è veramente alto. Nel programma mottetti a voce sola di autori attivi a Napoli tra 6 e 700, con la straordinaria voce solista di Valeria La Grotta, cantante tarantina lanciata ai più alti livelli internazionali. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.